Buonasera, buonasera, siamo al mercato dell'ortofrutta, al mercato all'ingrosso di Roma, il nostro mercato che così, a cui tanto vogliamo bene e cui tanto ci dedichiamo, e sono in compagnia di Luigi. Luigi è uno dei tanti produttori, sono più di 100 produttori che vendono direttamente all'interno della nostra struttura e vendono il proprio prodotto, perché una cosa che io ci tengo particolarmente, dentro il mercato di Roma i produttori vendono solo il loro prodotto, non possono vendere prodotto altrui, e questo per noi è un vanto, perché ciascuno, diciamo, mette a disposizione il prodotto del proprio fondo. Siamo qua però per parlare di, non tanto di produzione in generale, ma parliamo di un prodotto in particolare di cui Luigi è una delle stelle del nostro mercato, che è il broccolo romanesco. Perché parliamo di broccolo romanesco? Perché, diciamo, siamo a Roma, è una delle eccellenze della Campania romana, e è anche un prodotto che i consumatori romani, diciamo, gradiscono, sì, particolarmente, no? Quindi tu me lo confermi? Sì, sì, sì. È sempre stato un prodotto all'avanguardia di questo periodo. Questo spesso si dice, no, che il consumo del broccolo si associa un po' con le temperature un po' più rigide, è vero? Sì. Più fresco fa e più lo mangiano, più, ecco, si consuma. Sono quei meccanismi del consumo che uno magari non ci pensa, ma vi assicuro che quando cambia la temperatura, il mercato dei broccoli, non solo dei broccoli, ma insomma di tutte queste specialità più invernali, hanno una bella spinta, una, no? Una bella spinta, sì, una bella spinta, perché poi col freddo diventa pure più buono di sapore. Ecco, ecco. Aumenta il sapore. Quindi non è solo una questione che ti viene più voglia di mangiarlo, è pure più buono. Magari questo la gente non lo sa tanto, ma glielo diciamo, quindi. Però, diciamo, il broccolo è anche un prodotto versatile, no? Si può fare nel modo più semplice, così bollito e condito, però si può pure usare per ricette, sì, sì, ci si può fare la pasta, la minestra, no? Tutti, si può fare in mille modi. Ora, io lo tengo, sto tenendo in mano questo broccolo che ho preso adesso qui da una cassetta di Luigi, perché ve lo voglio far vedere. Questo è stato raccolto ieri sera, stamattina è arrivato qua. Guardate com'è perfetto, ancora proprio bello. Sono stati venduti, lui ormai sta finendo, quindi ha venduto tutto. Questo prodotto, chi l'ha comprato, l'ha portato nel suo negozio, nel suo ristorante, e il consumatore stasera se lo cucina e se lo mangia. Quando parliamo di chilometro zero, di filiera corta, che dici tu? La prima cosa da fare è proprio quella della filiera corta. Tu sei il signor filiera corta, cioè sei l'impersonificazione di cos'è la filiera corta. Dice, che cos'è la filiera? Eccolo. E qua dentro... Prodotto e mangiato. Questi stand che sono occupati dai nostri produttori sono proprio l'esempio della filiera corta. Quindi, diciamo, l'invito che faccio è, quando comprate un prodotto presso il vostro rivenditore di fiducia, chiedete se l'ha comprato al centro agroalimentare, perché quella è garanzia che è un prodotto che ha una vita, diciamo, dalla raccolta alla tavola veramente breve, no? Breve, sì, no, è cortissima. Io invece ti volevo fare un'altra domanda e poi chiudiamo, una curiosità più che una domanda. Vedo che tu vendi pure il cavolfiore. Invece mi dicono che a Roma il cavolfiore rispetto al broccolo... Sì, no, si vende meno, però è un buon prodotto pure il cavolfiore. È un ottimo prodotto pure il cavolfiore, però vi dico ai miei amici che seguono le nostre cose che a Roma si vende molto più broccolo che cavolfiore. Se andiamo a Milano è il contrario, il broccolo romanesco si vende meno. Ma fino a qualche anno fa il broccolo romanesco esisteva solo a Roma, perché io ho dei parenti che sono venuti, non li conoscevano, non sapevano che cosa erano. Quindi, allora, questo broccolo si chiama romanesco di nome e di fatto, nel senso che viene proprio dalla campagna. Qualche anno fa, dopo hanno fatto questi semi ibridi, l'hanno portato in tutto il mondo. Addirittura arrivano pure dalla Francia. Sì, è apposta. Però io dico, che volete comprare, mangiamo broccolo romanesco che viene dalla Francia? Vogliamo quello che viene da Roma. Da Roma, è logico. Allora Luigi, mi raccomando, in gamba,
continua, tu sei un ragazzo. Sì. Sei un ragazzo. Di una volta. Sei un ragazzo che questo lavoro ti tiene sempre bello sano e in forma, continua così. Io finché ci riesco. Ma figuriamoci, ha voglia ancora. Secondo me smetto prima io che te. C'ho 40 anni di mercato, non è uno. Buona giornata e buon lavoro, grazie. Grazie.